pare che abbiano inserito le nuove animazioni all'interno delle summon su Dragon Ball Legends. Come potete vedere, siamo sul mio Google Chrome e a brevissimo, per l'appunto, andremo a vedere insieme queste nuove animazioni, sperando che abbiano già messo praticamente tutto online. E vediamo un pochino cose che ci hanno cacciato. Mi è parso di capire anche che ci sarà un nuovo Goku Super Saiyan Blue addirittura all'interno delle Summon Animation. Quindi ragazzi, andiamo a vedere immediatamente la prima. Allora, proviamo a vedere la prima. Dragon Ball Legends New Summoning Animation. Ok, vediamo cos'è che ci riserverà questa incredibile animazione. Vai. Oh, carinissima! La nuvoletta, la nuvola Kinton. Che in realtà non è che ci azzecchi più di tanto su una Mech, soprattutto una Mech distrutto. Vediamo qui. Animazione solita di Vegeta classica. Ok, praticamente vuota. Cioè, solo nuvola Kinton e basta alla fin fine. Va bene. Cos'è? Perché non la lancia? Cosa vuol farci vedere? Probabilmente qualcosa. Ok. Ah, oddio. Oddio, cos'era lì? In effetti, c'è scritto New Animation Background. E in effetti non era proprio una Mech quello lì, o sbaglio. Rivediamo un secondino perché c'era una parte in cui mi sembrava tutto fuorché una Mech. Vediamo. Ecco lì, c'è tipo una sorta di sole. Cioè c'è il cielo veramente di colore azzurro. È strana come cosa. Infatti cercando c'è proprio qui Dragon Ball Legends New Animation Background con per l'appunto uno sfondo, un cielo di colore blu e pare lì esserci addirittura Golden Freezer, credo. Vediamo un secondino. Ok, sì, c'è il ghiacciaio. Quindi hanno inserito anche il ghiacciaio come nuovo background d'animazione. Quindi ci avevo visto, tra virgolette, bene. In realtà non è che ci avevo visto bene, perché c'era scritto New Background. Prossima, un nome abbastanza strano questo qui. Damn, quindi dannazione, va bene. Dragon Ball Legends New Animation. Vediamo cosa esce qui. Ok, di nuovo la Kinton, però a sto giro background di Namek. Quindi allora, mi è parso di capire che la Kinton in questo momento, ovviamente rientra nelle nuove Summon Animation, e non è nuova Sparking garantita. Lo sapete benissimo, c'è come animazione di nuova Sparking, quella lì principale del banner, insomma, o una delle principali del banner. Ci sono Trunks e Vegeta, c'è solo Trunks, ci sono Bardock e Goku. La Kinton, a quanto pare, facendo parte delle nuove animazioni, comunque non garantisce in alcun modo la nuova Sparking. Mentre abbiamo, attenzione qui da quest'altra parte, Dragon Ball Legends Second New Background. Quindi in questo momento, volendo andare a riassumere quali background, quali sfondi abbiamo all'interno delle animazioni, abbiamo Namek, Namek distrutto, la Terra col ghiacciaio e anche lo spazio. Bisognerebbe capire un attimino. Allora vediamo. Ok, questo è lo spazio dove si combattono praticamente, se vogliamo, Goku e Beerus. Anche se qui c'è il combattimento fra Goku Super Saiyan sempre e Freezer. Ok, vediamo se continua. Ok, potrebbe continuare. Goku si è beccato comunque la botta da parte di Freezer qui e non è uscito un caspito. Quindi lo spazio non vuol dire praticamente nulla. O potrebbe voler dire in realtà Extreme in su. Oh, eccola qui. Ho trovato anche la summon col background proprio animata del ghiacciaio. Eccola qui, perfetto. Questa è molto carina. Cioè è molto carino in realtà proprio il background, ci sta. Vediamo però, ragazzi, sti back. Oddio, in realtà è uscito Vegeta. Allora, abbiamo avuto comunque la prova che lo spazio, allora probabilmente sarà comunque una questione di probabilità, nel senso, come funzionava anche magari con le animazioni vecchie. Quando esce il cielo rosso, ad esempio, su una Mech, o meglio, quando usciva, e tuttora sì, perché no, quando esce, c'è comunque forse un pochino più di possibilità, c'è una probabilità in più che possa esserci una Sparking all'interno della Summon. Come potete vedere, anche da altre parti, anche per altre animazioni, funziona quasi allo stesso modo, cioè nuovo background col ghiacciaio, forse più possibilità di Sparking, non credo garantita,
Stessa cosa probabilmente anche nello spazio, ma probabilmente da Extreme in su a questo punto, credo. Vediamo se esce giusto qualche altra animazione interessante da qui. Ok, queste qui mi sembrano classiche. E arriviamo dunque, eccola qui, confermatissimo a sto punto, ragazzi. Allora, sì, Goku Blue e Golden Freezer. Goku Blue contro Golden Freezer in animazione. Onesto, vista da, praticamente da st'immagine, è palesemente il tutto un recolor. O meglio, Golden Freezer non è un recolor, cioè è in grandissima parte probabilmente sempre lo stesso modello, ok? Però è stato cambiato nelle parti più importanti, cioè come vedete magari sulle spalle, soprattutto all'altezza dei piedi c'è stato il cambiamento, lì sì. Goku ragazzi è in tutto e per tutto un recolor, cioè il Goku Super Saiyan soltanto ricolorato, coi capelli azzurri e con l'aura azzurrina. Ma per il resto, ma anche la resa soprattutto su questo sfondo, cioè fosse stato per me non avrei mai fatto sì che queste colorazioni avvenissero su sfondo Namek. Cioè è veramente brutto il contrasto verde di Namek con blu del Super Saiyan blu, non dico Golden Freezer, ma blu proprio del Super Saiyan blu. Ragazzi è bruttissima. Questa è veramente veramente cacosa secondo me. Cioè hanno ricolorato il Super Saiyan classico normale di, per l'appunto, della Summon Animation con i colori più o meno del Super Saiyan blu. Manco un cambio di abiti. Cioè potevano utilizzare secondo me un modello, proprio il modello di Goku Super Saiyan blu. Perché no, ce l'avete già, utilizzatelo direttamente, rifatelo, o meglio, riutilizzatelo per la Summon Animation, non in questo modo. Obbrobriosa, sono rimasto veramente deluso da questa qua del blu, sarò onesto. Non me l'aspettavo, cioè, ripeto, ragazzi, tra l'altro, onesti, siamo nel 2020, se nel 2020 ancora dobbiamo fare i recolor dei modellini 3D... Cioè, poca roba veramente. Oh, questa è bella. Questa è bella. Questa ci sta. Ah, la fa rilanciare la Kamehameha. Oh, ce la trasforma. Oh, questa è bella. Allora, per fortuna che non si vede tantissimo in realtà proprio il Super Saiyan Blue. Cioè, sta roba che c'è, questa animazione molto veloce, non ti fa, cioè ti fa capire che Goku si è trasformato in Super Saiyan Blue. Non ti ci fa troppo soffermare sul modello, è forse una cosa positiva. È una cosa positiva perché ci sta, ci sta. Qui, allora, su sto sfondo, sinceramente, già è molto più godibile in realtà. Forse era su una Mac che veramente non si poteva guardare l'animazione. Certo, rimane pur sempre un recolor, ragazzi. Pure Vegeta Blu. Vegeta Blu già è messo molto meglio secondo me. Forse su di lui in realtà non si nota più di tanto. Sarà pure per lui una sorta di recolor, però non si nota tantissimo su Vegeta. Cioè ci sta bene comunque. Invece su Goku, ragazzi, che devo dirvi, non mi piace. Cioè proprio il fatto che, ripeto, abbiano preso il modello normale classico del Super Saiyan e l'abbiano ricolorato con questi abiti strappati, che tra l'altro sono classici del Super Saiyan contro Freezer. Non ha senso, non ha senso. Questa cosa veramente, veramente non mi piace. E credo che a questo punto siano finite qui le animazioni. Vediamo giusto un attimino. Oddio, questa non me la ricordavo. Cioè, probabilmente l'hanno inserita adesso. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Cioè, da Super Saiyan lui torna a base e poi carica la sfera Genkidama. Ok, questa qui dovrebbe essere praticamente l'ultima. Quindi, Super Saiyan di Goku. Ok, solito clash. Con Goku addirittura si becca la sfera addosso. Ma, attenzione, Super Saiyan di terzo livello. Non ricordo se già c'era questa combinazione anche, cioè trasformazione in Super Saiyan e poi Super Saiyan di terzo livello, non la ricordo minimamente. Però ragazzi, in fin dei conti, questi qui quindi erano le nuove animazioni di Dragon Ball Legends. Mi aspettavo di meglio? Assolutamente. Ma aspettavo proprio una revisione totale, sarò onesto. Qui invece non hanno fatto altro che cambiare alcuni background. E ci potrebbe anche stare come cosa, cioè inserirne di nuovi in realtà, non cambiarne. Recolor delle skin, soprattutto quella di Goku Super Saiyan, che
veramente terribile secondo me. E nulla, giusto qualche nuova aggiunta tipo la Kinto, insomma carine come cose, ma a tratti che non ci azzeccano manco nulla, tipo la Kinto su Namek. Va bene. Ragazzi, fatemi sapere voi quali animazioni avete scovato all'interno del gioco, se conoscete altre nuove animazioni che non abbiamo avuto modo di vedere all'interno di questo video. Qui credo di aver fatto una sorta di compilation, di riassunto totale, insomma. Dovrebbero esserci praticamente tutte, quindi fatemi sapere se ne avete trovata qualcuna, voi personalmente all'interno del vostro account. Quindi mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete e noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.